Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi abbiamo con noi Luciano, 75 anni. Luciano ha effettuato un impianto di protesi al pene nel nostro centro 4 anni fa. Era un paziente che è arrivato alla nostra attenzione senza aver fatto chirurgia dei genitali, non aveva fatto chirurgia di prostata, non era un paziente oncologico, era un paziente vascolare più che altro per l'età. Sono 4 anni ormai che ha questo impianto. Come ti trovi, Luciano? Mi trovo splendidamente bene, c'è tutto positivo, insomma. Le prestazioni sono d'un ventenne proprio. D'un ventenne ben dotato. Senti, l'orgasmo, il godimento, tutto quello che tu conoscevi prima di mettere la protesi è cambiato con l'impianto? No, assolutamente bene, cioè mi trovo benissimo, cioè senza nessun problema, non posso chiedere di più, insomma, ecco, cioè i rapporti con mia moglie, i rapporti con le persone, mi sento più sicuro. Mi è cambiata totalmente la vita proprio. E ripeto, sotto l'aspetto sessuale, perfetto sotto ogni punto di vista proprio. Dimmi una cosa, si vede la protesi? Qualcuno si è accorto che tu hai una protesi oppure è completamente nascosta? No, è completamente nascosta, non si vede assolutamente nulla, proprio nella maniera più assoluta. Cioè, una cosa di una naturalezza splendida, perché quando la sgonfio, voglio dire, e rimane un pene normale, perfetto, senza problemi, a postissimo, insomma. Quindi tu non hai la sensazione di avere un corpo estraneo, come in teoria sembrerebbe, no? Tanti pensano la pompetta è una pompetta esterna, dove sta? Mi confermi questa cosa oppure me la smentisci? No, non si vede assolutamente nulla, non si sente il corpo estraneo, cioè io faccio una vita normalissima, sono uno sportivo, sono un ciclista di vecchia data, mi faccio centinaia di chilometri in bicicletta, quindi tuttora adesso, quindi vi posso assicurare che la cosa va alla grandissima proprio. Non ho proprio nessuna controindicazione, assolutamente. Bene, quindi sei soddisfatto di questa... Soddisfattissimo, cioè l'avrei voluto far prima, conoscendo questa cosa l'avrei voluto fare sicuramente prima, senz'altro. La procedura chirurgica com'è stata, quello che ti ricordi? È stata una cosa molto invasiva oppure è stato un intervento? No, un intervento, io lo considero un intervento di routine, considerando che dopo mi sono fatto anche la prostata, voglio dire, dopo la protesi. Un intervento che come può essere quello della prostata, cioè un intervento di normale amministrazione con un paio di giorni così di degenza, ma il resto è andato tutto bene, cioè nessuna complicazione, insomma. Ecco, questa è una cosa molto importante. Nessuna complicazione post operatoria, voglio dire, quindi è andata tutto bene. È una cosa molto importante perché qualche paziente ci dice: se metto una protesi e dopo ho un problema di prostata nel tempo, di ingrandimento della prostata, che faccio? Potrò risolvere questo problema? Tu hai avuto problemi, hai avuto difficoltà, a parte che l'abbiamo fatta insieme, quindi... Sì. No, nessun problema, io ho messo la protesi e dopo 2 anni, no, dopo 3 anni ho fatto la prostata. Ho messo la protesi, 3 anni dopo ho fatto l'intervento di prostata. Endoscopicamente l'abbiamo fatto. Sì, ed è andato perfettamente bene, cioè lo dimostra il fatto dell'ultima visita che abbiamo fatto oggi, voglio dire che hai constatato che stai in stato perfetto, insomma, quindi... Io obiettivamente stai meglio di me. Cioè, meglio di così che chiedere, voglio dire, cioè non è... Va bene. Ecco. Dai un consiglio a chi ha ancora dei dubbi sul trattamento chirurgico della disfunzione erettile. Un consiglio che tu puoi dare dopo 4 anni di esperienza, dopo quello che hai passato prima e quello che hai ottenuto dopo. Io dico semplicemente una cosa a tutti i maschietti, voglio dire, della mia età e più giovani che devono avere problemi erettili. Cioè, non farla è veramente una cosa assurda, perché ti risolve tutti i problemi. Ripeto, io dopo essere passato per tutte le varie pasticche, per tutte le iniezioni possibili e immaginabili, sempre avere con un pene mezzo morbido che non serviva a niente, cioè non fare la prostata, cioè non fare l'intervento di... non fare questo tipo di intervento, per me è assurdo, insomma, di protesi, veramente è assurdo proprio. Cioè, lo consiglio assolutamente a tutti, cioè non
fatelo senza nessun problema, proprio, assolutamente. Lo rifaresti? Assolutamente. Anzi, se c'è qualche modifica dopo, in successione, sono pronto a farlo. Va bene, perfetto. Allora, grazie Luciano, ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis. Buon intervento.